guys, Fala Galera la Chicos. Ciao ragazzi, bentornati sul canale dello zio Alfix. Oggi in gara stunt con la nostra T20 su GTA 5 online, ovviamente. E lì davanti in alto a destra abbiamo una bella visuale di una donna col costume. Ok, partiamo benissimo, eccola lì ragazzi. Pervert Stare, grandissime le insegne pubblicitarie di Rockstar Games, che non ci fanno mai mancare nulla. Attenzione raga, scelta la T20, in realtà non l'ho scelta perché tra microfono e tutto ho dimenticato di scegliere l'auto. Avrei preso sicuramente la nuova Wagner, invece mi sono dimenticato. Ok raga, qua cos'è? Bello, partiamo. No vabbè, che cos'è sta figata assurda? Ce la faccio qua a prendere questa cosa? Bello, per pure il turbo al volo. Andiamo così di spirale, scusatemi. Bella sta cosa. Ok, una semplicissima spirale ma colorata in maniera eccellente. Qua non ho preso il turbo. Oh, che cos'è quella cosa lì? Non mi riusciva ad attaccare al muro, raga. Bello, bello, bello. Ma quanti colori, che bellezza. Molto easy, molto... Madonna, non sapevo dove andare. Frena qui, frena, 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 frena. Bene, bene, raga, bene. Andiamo al massimo ancora qui. Dove che dobbiamo andare? Torniamo indietro. No, no. Andiamo di saltone. Tutto colorato. Guarda, cioè, assurdo. Guardate i colori, raga. Bellissimo. Da fare veramente una miniatura fenomenale. Qui, sì, si torna indietro invece. Raga, non so se ho sbagliato, raga, ho sbagliato. No, vabbè, non ci posso credere. Che cosa ho recuperato? Che culo, soprattutto, raga. Siamo in terza, ma dobbiamo ringraziare il cielo, perché potevamo stare molto, molto indietro, invece. Ok, perfetto, così. Pensavo che dovessimo andare di là, invece ho sbagliato totalmente strada. Alla fine è semplicissimo fare quella spira... Che cosa è quel co... No, vabbè, non stavo capendo nulla. Ho visto quel coso lì che mi portava all'altra parte. Ok, i giri sono 1 minuto e 45, 1 minuto e 50 circa. Quindi possiamo forse fare il pensiero. Sono 3 giri, potremmo recuperare questi davanti, raga. Se magari andassimo un po' più veloci. Qua potremmo fare un po' più di car boosting. Dai, dai, così, dai, così. Andiamo veloce. Recuperiamo questo con l'Osiris, dai. Raga, qua front flip per forza. Rischioso, ma dobbiamo farlo. Non ho preso il turbo stavolta. Mannaggia. Allora, qua, spirale. Ok, ormai. Ultra easy. Guardatela, quanto sono stato stupido prima a fare quella cosa. Oh. Appoggiati bene, T20. Mi fare brutti scherzi. Ok. Andiamo così al massimo. Dimmi almeno che sono secondo. No. Siamo ancora in terza, raga. Però li stiamo recuperando, se non mi sbaglio. Non vorrei dire cazzate, ma... credo che li stiamo recuperando. Perché abbiamo un secondo e 9 da François. Ne avevamo 4 dal primo posto. Quindi la nostra T20 si sta comportando in maniera decentissima. Andiamo così. Atterrami bene. No, non ho preso il turbo. Uffa, non ho preso il turbo, raga. Era importantissimo prenderlo. Dopo dobbiamo prenderli tutti. Non dobbiamo... Guarda quanto spazio. Non dobbiamo neanche saltarne uno, perché ci fanno recuperare tantissimo. Buono sto coso. Qui sta curva pure un po' infame, raga. Ok, forse l'ho fatta proprio bene. Vai, sti cazzi che c'è praticamente tanto. Raga, siamo lì dietro a questi proprio, eh. Mo dobbiamo recuperarli per forza. Mo mi devo concentrare un attimo e devo recuperarli, raga. No! Palla del cazzo per fare più car boosting è possibile, guarda. Mannaggia, mi mannaggia. Vabbè raga, è andata. Facciamo sta spirale veramente ad occhi chiusi. Prendiamo sti turbo tutti. Uno. Ma mi spinge l'altra parte. Che mi spinge l'altra parte, porca Eva. Quanto è leggera la T20, oh. Che peccato, raga, l'avremmo sicuramente recuperati, secondo me. In questa parte di circuito facciamo proprio un recupero assurdo. Secondo me è proprio perché la T20 è più veloce. Vabbè, peccato. Saltone qui e a sto punto, raga, lo facciamo. Prendi sto turbo qui. Magari qualcuno che sbaglia, no? Arrivano auto velocissime di fronte, ma niente, raga. Credo che dobbiamo accontentarci della terza posizione. Purtroppo ho fatto quell'errore all'inizio e poi quell'errore sul palo che ci è costato caro. Va bene così, raga, terza posizione, dai. Complimenti a quelli davanti, hanno tenuto un buon ritmo. Andiamo subito alla prossima gara.
Seconda gara, ragazzi, Sato Sto 1995. Non chiedetemi che cosa significa il titolo, veramente, ragazzi. Con l'Osiris, perché l'unica auto consigliata era scritta in descrizione 20.000 volte, non l'Osiris. Ma bando alle ciance, ciance alle bande. Che cazzo ho detto? Partiamo con l'Osiris. Vediamo di andare subito a vincere, raga. Che dobbiamo vincere assolutamente. Dopo quella terza posizione di prima, io ora voglio vincere. L'unica parola che conosco è vincere ora. Prendiamo sti turbo qui, senza rischiare troppo, però. Ecco, tipo questo. Vabbè, andiamo veloci. Vabbè, qua non so se ci sono i turbo, però. Non ci sono i turbo, raga. Quindi guardate qui, car boosting, vedete come prendo velocità? Però qui non so dove si va, quindi non rischiamo. Ok, mi sembra un po' strano, perché tutto dritto, tutto molto semplice. Quindi ho un po' paura di... che poi ci... Ok, partiamo subito con un flip fenomenale. Già questo mi è piaciuto tantissimo. Andiamo di wall ride. Andiamo con la nostra Osiris. Vai Osiris. Vai Osiris. Qui scendiamo così. Con il nostro François già dietro. Dai. Mantieni il ritmo. Dove dobbiamo andare, raga? Perché è andato più veloce di me questo? No! Stavo per sbagliare per fare il car boosting. Dai, che lo facciamo. Dai che siamo lì. No, raga, ho sbagliato. Ho sbagliato, prendi il checkpoint. Ho sbagliato, raga. Mamma mia, raga, che brutta figura. Per fare il car boosting. Ho sbagliato totalmente, curva. Questo è un problema del car boosting, purtroppo. Questo è proprio un problema. Che deriva dal rischiare, quando non si conosce il tracciato, e fare un car boosting, diciamo, così, a vuoto. Diciamo al buio, non al vuoto. E quindi si commettono questi errori banali da donk, direi, da noob. Vabbè, dobbiamo recuperare, raga. Dobbiamo recuperare e di superare subito Fett d'Orange con la nostra stessa Osiris. Mamma mia, qua. Oh, sono impennato. Manco avessi la Bati. Comunque sesta posizione, stiamo recuperando. Bene così, forse quinta posizione, sì, confermata. Dai. Almeno pure il podio sta gara qui. Queste però sono due giri, raga, non tre come prima. Qui andiamo al massimo, quindi è inutile fare car boosting. Qua dobbiamo frenare. Un po' di derapata. Ma che brutta curva. Qua, raga, altra curva che bisogna fare bene. Bisogna frenare, sì. Dai che ci siamo. Qua si rischia col car boosting, ma devo farlo. Dai, prendiamoci la terza, la quarta. Qui freniamo prima e poi acceleriamo al massimo. Ecco, raga, ecco il perché. Bisogna fare le curve fatte bene. E ci prendiamo anche la terza posizione. Dai così. Dai Osiris, vola. Stiamo volando. Qua, raga, dobbiamo sfruttare al massimo questa parte qui. Qua possiamo farlo ancora. Qua mi pare che possiamo ancora farlo, sì. Ok. Fino a quando possiamo sfruttare? Lo facciamo, raga. Fino al massimo, fino all'ultimo centimetro. Quando siamo consapevoli del tracciato. Non come ho fatto io prima, che ho fatto una baccata assurda. Seconda posizione, quindi quella ha sbagliato. 12 secondi da François. Che peccato, ragazzuoli, che peccato. Andiamo così e poi scendiamo così. Vediamo se riusciamo lo stesso a arrivare. Non mi dire che... No, vabbè. No, vabbè, che schifo. Che schifo. Che schifo. Che schifo quando succedono queste cose. Che schifo. Mi viene lo schifo. Mannaggia, dobbiamo di nuovo recuperare. Raga, questo vi sarà, secondo me, un'altra terza posizione. Ora vi faccio vedere. Le cose me le sento scendere proprio. Di nuovo qui faccio la cazzata di prima, no? Stavolta no. L'ha fatta Fett d'Orange, però. Qua non so se dovevo frenare o meno. Ho frenato. Nel dubbio. Devo prendere questa terza posizione. Oranda blu, sei nel mio radar. Curva limitissima proprio, ho fatto questa frenata. Sarà difficile recuperare questo. Questa è una curva molto importante. Lui ha sbagliato. Meno male, raga, l'ha voluta fare al limite e ha sbagliato completamente. Ci sta, dai. Ci sta a rischiare. Qui, raga, è inutile fare car boosting. Tanto comunque si va al massimo, quindi. Purtroppo di nuovo terza posizione, raga. Io opterei per la terza e ultima gara. E se andiamo di nuovo in terza posizione, veramente lo sto video lo chiamo tutorial come finire in terza posizione by Zio Alfix. Attenzione, che non è proprio il massimo dei titoli, però. Andiamo così. Raga, terza gara, dobbiamo assolutamente vincerla questa. Beh, ho detto pure nella seconda, era a finire, è meglio che non ci pensiamo.
Vediamo se invece concludiamo di nuovo in terza posizione. Ma spero vivamente di no. Ok, questa volta ho tagliato per bene. Qui c'è la curva subito qua. Frena, Sainz. Allora, raga, in realtà questa gara c'era scritto che bisognava mettere le auto personalizzate off, quindi auto non personalizzate. Però io non sono riuscito a metterlo, nel senso non c'era il bottone, diciamo, nel menu. Quindi non ho potuto metterlo e quindi siamo con le personalizzate. Osiris era consigliata questa. Quindi vediamo un po' di... Speriamo che non ho fatto la più grande cavolata, ma non è proprio colpa mia. Front flip sincronizzato qui, attenzione raga, alti livelli. Vediamo un po' di... Cos'è qua? Automatico. Vediamo qua se troviamo il problema. Probabile. Dimmi di no. Vabbè. Oh sì, forse sì, era così. Era in retromarcia, ma no. Che cosa figa, raga. C'è uno che sta volando in prima posizione. Chi è? François. Com'è possibile? Ok, appoggiamoci. Perfetto. Siamo in settima. Dai, sorpassiamo un po' di persone. Quinte, quarti. Sì, così. Mangiamoci proprio il numero delle posizioni. Raga, qua sto un po' rischiando, ma vorrei prendere un po' più di velocità. Cosa abbastanza difficile in questi tratti così veloci. E invece forse abbiamo scelto la strada perfetta. Raga, qui lo rischio. È perfettamente in linea. Dove devo andare, raga? No, che sta cazzata. No, sta cosa non mi è piaciuta. Ha fatto perdere molto tempo. Non mi è piaciuta. Anche quel rallentamento lì inutile. Una gara deve essere sempre veloce. Però vediamo un attimo come sto stunt qua. Al limite. Raga, ma funziona l'auto personalizzata? Certo che funziona. Funziona la grande, porca Eva Maiala. Andiamo così, appoggiamoci. Dai. Superiamo Aitor, il nostro acerrimo nemico. Bella. Andiamo veloci, raga. Dove devo andare? Qua. Oh, bella. Allora, François si è suicidato, raga. Io qua faccio uno stunt, però veramente alla cieca. Bella. Invece abbiamo tutta la visuale del mondo. E possiamo girarci già di così. Vediamo se atterriamo perfettamente. Ma non in prima. Pensavo di aver superato qualcuno. Invece no, raga. Nada de nada. Abbiamo quello davanti lì che è proprio Aitor. No, Domenico e Peppe. Dove? Ti devo recuperare, mi dispiace. Ti tengo nel mirino. Ok. Curva qui, abbastanza tutto semplice. Mamma mia, stavo rischiando. Ho toccato un albero. Qua il checkpoint non piaceva come era messo. Non questo, ma quello di prima. Prima della curva. Dai, bene così, dai. Secondo giro, dobbiamo recuperare. Domenico e Peppa ho sbagliato e ti pareva. Da quando vado a cercare il rischio proprio a volte. Su questi dettagli, raga, purtroppo sono pure 10 giorni che non gioco a GTA. Cioè una settimana che non gioco a GTA. Si sente. Ok, ripartiamo con gli stunt, raga. Saltone, dovremmo farcela. E questo qua è uno stunt molto importante. Dobbiamo gufare quello davanti. Anche se sono io che ho la macchina tutta mezza rotta. E quindi c'è il rischio che non funzioni lo stunt, raga. Vediamo un attimo come va. Aspetta un attimo. Va perfetto lo stunt, raga. Ed è bellissimo. Ed è veramente fottutamente bellissimo. Raga, qua devo cercare. Non avrei voluto toccare lì. Ok, abbiamo quanto tempo di distacco dal nostro buon Domenico? 5 secondi e 2. È molto importante pure qui, ragazzi, respawnare proprio al volo. Il massimo della velocità. L'ho preso il checkpoint, dimmi sì. Non ho preso il checkpoint, ragazzi. Ma come ho fatto a non prendere il checkpoint? Sto gioco a volte mi fa incazzare in una maniera esagerata. Come ho fatto a non prenderlo? Cioè, vabbè, siamo terzi, perché Manartica... No, Manartica è ultimo. Però raga, che cavolo, Cioè, queste cose mi fanno incazzare di là come una bestia. Che è successo alla macchina? Perché non va più veloce? Dai, muoviti. Dai, Osiris. Mi sa che sarà seconda posizione, raga. Vediamo un po' di avere la conferma qui. Entriamo qua dentro. Saltone immenso, raga. Possiamo anche tenere la telecamera così.
Possiamo anche chiudere. Però io voglio chiuderla almeno in seconda e non di nuovo in terza o altro. Quindi mettiamo la telecamera giusta. E raga, purtroppo 11 secondi dal buon zio Peppe, zio Domenico e Peppe. E vabbè raga, chiudiamo questo episodio senza vittoria, però almeno con 3 podi. E cerchiamo di accontentarci. Spero questo video vi sia piaciuto dal vostro caro e onesto zio Alfix. Ci vediamo alla prossima raga. Mi raccomando, supporto, lasciate un like, così vi porto sempre più spesso i video. Ciao raga.